Un accordo con Confindustria Genova per sostenere le imprese nei loro progetti di internazionalizzazione, una mappa dei rischi per conoscere i paesi off limits e i mercati più promettenti, due strumenti che la società assicurativo-finanziaria SACE offre alle imprese liguri che lavorano all'estero e si trovano di fronte a un panorama altamente instabile ma anche ricco di opportunità da cogliere. Le opportunità sono quelle offerte dal mercato, vedete tutto il mercato è effervescente, però guardiamo SACE anche come un elemento per la valutazione dei rischi. Questo penso sia l'elemento fondamentale oggi per muoversi sul mercato internazionale. Sono rischi di credito, rischi geopolitici, quello che più ovviamente diciamo rischi geopolitici e i rischi della violenza del paese. Non è da trascurare per chi, in particolare le piccole e medie imprese, si muovono su un territorio non sempre noto. Quindi ci sono l'opportunità che SACE offre prima come analisi e poi come supporto. A questo va associato anche, forse è opportuno considerare, che anche le grandi imprese che sono presenti sui territori per motivi storici, come l'altra carica che in questo momento riveste di amministratore delegato di Versalio Energia, possono aiutare una filiera e portarli all'estero. Non è semplice oggi lavorare all'estero per questi motivi. Dove vediamo questi rischi? Beh, nei paesi fortemente dipendenti dal prezzo del petrolio, ovviamente ci sono alcuni paesi africani che in particolare stanno accusando delle difficoltà, anche mercati importanti, l'Angola, la Nigeria, in parte anche il Kenya, anche se c'è questa minore dipendenza dalle materie prime, alcuni paesi dell'America Latina come il Venezuela e in parte ovviamente anche il Brasile, alcuni paesi, ma qui diciamo il problema più che i prezzi del petrolio è l'instabilità geopolitica del nostro bacino del Mediterraneo, ormai li conosciamo bene, ce ne sono alcuni off limits per ovvie ragioni, la Libia, la Siria, in parte lo Yemen andando un po' più in là e ce ne sono altri, insomma, basta andare in Ucraina, nell'est Europa e la Russia dove le tensioni si stanno calmando ma sono ancora forti, ci sono delle sanzioni verso la Russia con una caduta del nostro export verso quel mercato, ancora un po' ovviamente di cautela ci vuole, oppure abbiamo situazioni come la Tunisia e l'Egitto che non sono tanto difficili come quelle della Libia ma in cui ancora delle cautele ovviamente importanti per i rischi che ci vogliono. E qui parliamo di mercati, insomma, che per le imprese italiane e le imprese ligure iniziano, cioè cubano ovviamente parecchi volumi di vendita. A fronte però ovviamente di questi mercati, dove noi stimiamo in 15 mercati importanti di questo tipo che nel 2015 complessivamente si siano persi 5 miliardi di export, non per la Liguria, ovviamente per l'Italia in generale. Noi individuiamo 15 mercati di opportunità dove tra il 2016 e il 2019, quindi a fronte dei rischi che ho appena citati, si potrà cogliere un maggiore export fino ad arrivare a 31 miliardi di euro, ripeto, sempre a livello paese. E qui abbiamo mercati come l'India, la stessa Cina che nel breve ovviamente sta accusando delle difficoltà, ma noi riteniamo che nel medio-lungo sia ancora un mercato molto importante, la Turchia con tutte le sue volatilità che pure costituisce il mercato, oppure rimanendo più vicini geograficamente, la Polonia, ci sono poi dei nuovi mercati, o meglio vecchi mercati, ma nuovi nel senso che si stanno riaprendo per noi, tipo l'Iran ovviamente, e poi alcuni mercati che al momento sono ancora tra virgolette minori per il nostro export, ma che nel tempo hanno un potenziale enorme. Pensiamo all'America Latina con il Perù e il Cile, pensiamo ad esempio all'Asia emergente con le Filippine, paesi, ripeto, ancora poco noti per i nostri esportatori, ma che a nostro avviso potranno dare delle soddisfazioni. È un export a due velocità quello delle imprese liguri nel 2015, in calo le esportazioni verso i paesi extraeuropei, in aumento quelle verso l'UE, in primis Francia, Germania e Spagna. Il 2015 per l'export ligure, almeno a livello aggregato, non è stato un anno di risultati positivi. L'export è diminuito del 4,2%, passando circa da 7,1 miliardi di euro complessivi a 6,8 miliardi. Ora, se questo è un messaggio che suona particolarmente pessimistico, in realtà se si scava in questi dati non lo è, perché c'è stata una forte eterogeneità nelle performance sia dei settori che delle geografie. Ad esempio, si è assistiti in particolar modo per l'export ligure a due marce, tra i paesi dell'Unione Europea dove l'export è quasi cresciuto del 10% e quelli extra UE, al di fuori ovviamente dell'Unione Europea, dove si è registrato circa un meno 12%. Allo stesso tempo vi sono stati
alcuni settori, e tra questi segnalo i metalli, i prodotti chimici, la gomma e plastica e l'agroalimentare, che sono cresciuti a dei tassi compresi tra l'8 e l'11%, alcuni anche a due cifre. Tenga presente che l'export italiano nel complesso è cresciuto del 3,7%. A fronte di questo, alcuni settori importanti delle specializzazioni produttive liguri sono invece rimasti un po' più indietro, come la meccanica strumentale, ossia le macchine e gli apparecchi meccanici, un meno 10% circa, e soprattutto i mezzi di trasporto, che hanno registrato un meno 37%. Però anche qui questo dato va letto con un po' di cautela, perché essendo presente ovviamente l'industria cantieristica nella regione, in questi casi la consegna ovviamente di una nave importante o di un pezzo di lavoro importante nella parte finale di un anno piuttosto che all'inizio dell'altro può fare ovviamente una gran differenza. È più che altro un discorso di contabilizzazione e registrazione.